Ah regà, non mi vedo, vabbè, dove che... Carissimi amici miei, dopo 56 giorni di latitanza, oggi si ritorna, almeno ci proviamo, a ritornare alla vita. Alla vita. Allora raga, eccomi qui, non so nemmeno se sono messo a fuoco, ma sono ufficialmente per la prima volta in macchina dopo 2 mesi senza uscire, raga, sensazioni veramente strane. Bello è raga che mi ha appena chiamato mia madre chiedendomi se riesco ancora a portare la macchina. Di questo non ne sono sicuro, lo scopriremo insieme nel corso di questo video. Ovviamente ragazzi miei, se vi state chiedendo dov'è la mascherina, eccola qui. Oggi giornata super calda a Palermo, giornata totalmente estiva e speriamo di farcela. Allora ragazzi, se vi state chiedendo il perché o se vi siete chiesti il perché di questo video, è semplice, molto semplice. Sto facendo questo video ragazzi per vedere la mia città in quarantena, ok, che siamo in fase 2, però come dire, è uno di quei video che avrei già fatto qualche settimana fa, ma essendo comunque in emergenza ho evitato. Visiteremo, almeno spero che riusciremo a visitare diverse tappe come la stazione centrale, il foro italico di Palermo, il Teatro Massimo, il Teatro Politeama, e poi se riusciamo a fine video vorrei, almeno ci proviamo, visitare la nostra Mondello. La costa non la facciamo, non la facciamo la costa. 10 ore, 12 ore ferme e dopo si va a casa. Allora raga, come promesso sono alla stazione centrale, pensavo peggio, la situazione è molto come al solito, no? Solito casino, solito smog, soliti autobus, quindi come dire, tutto molto tranquillo, tutto molto normale al momento. Raga, il bello di Palermo è che quando hai una telecamera in mano, la gente ti guarda tipo come, non lo so, forse se cammino nudo. Questi problemi non ci sono. Ma dirigiamoci per la prossima tappa, Foro Italico. Allora raga, la situazione al Foro Italico, per chi non è di Palermo, comunque è uno dei parchi più, come dire, più grandi, più popolari di Palermo, è esattamente normale, come se non fosse successo mai nulla. Scusate se ho tolto la mascherina, ma non riesco proprio a parlare, se no. No, la situazione è molto tranquilla in questa splendida giornata di estate, di sole. No, non me l'aspettavo sinceramente. Riesco a vedere se sono messo a fuoco, ma nel dubbio, carissimi, farò per voi qualche flessioncina. Oh, ce l'abbiamo fatta raga, anche per questa tappa, direzione, dove? Non lo so, Teatro Massimo? Teatro Massimo. Teatro Massimo, Piazza Verdi, qui la situazione è veramente particolare perché non ho mai visto il Teatro Massimo così vuoto, guardate, questa qui è la situazione, veramente totalmente isolato. Qui la situazione è molto diversa rispetto alle altre zone che abbiamo già visto, perché comunque il Teatro Massimo, caschi il mondo, c'è sempre, sempre gente. A parte la Rai che non so che cazzo sta facendo, ma non ci sta proprio nessuno, raga, nessuno. Questa cosa mi sta toccando particolarmente il Teatro Massimo. Via Ruggero VII, ragazzi, una delle zone più trafficate di Palermo, mi sto dirigendo al Teatro Politeama. Ci tenevo a dire, o meglio a scusarmi della amatorialità di queste riprese, ma purtroppo non potevo portarmi un cameraman e non volevo prendermi questa responsabilità. Avevo già chiamato un mio assistente video e io ho detto: Vincenzo, se lo saluto, Vincenzo, cioè, se ci fermano ci diciamo che siamo congiunti, che siamo fidanzati, che siamo diversamente etero, almeno così non ci fanno multa. Dico raga, non esco da casa da 56 giorni, beccarsi una multa così soltanto per mezza uscita non è proprio il massimo. Raga, Teatro Politeama, 3 volte peggio, 3 volte più deserto del Teatro Massimo. Come potete vedere non c'è anima viva, a parte qualcuno che comunque è in giro proprio per lavoro, ad esempio i controllori dell'AMAT, ma a parte loro non ci sta anima viva, c'è soltanto un tizio che forse si sta allenando, ma poi deserto, deserto, deserto.
Ragazzi, e come promesso, eccoci a Mondello. Diciamo che la situazione qui è molto normale, considerando il periodo, considerando le belle giornate, qualcuno in spiaggia c'è. Adesso vi mostro qualcosa. Eccomi qui ragazzi, tutto bene, quel che finisce bene, ce l'abbiamo fatta. Spero che questo video vi sia piaciuto, raggiungiamo 400 like, quindi spolliciate qui sotto, un bel vlog, mi sono divertito, fatemi sapere se ne volete altri sul canale. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo prossimamente qui, sempre sul canale. Ovviamente vi invito a seguirmi su Instagram, soprattutto se mi volete vedere la pelata. Ragazzi, vi mando un grosso bacio.